ascoltato con attenzione l'intervento del collega Calvano e lo ringrazio per essere sceso così nel merito. Siamo d'accordo quando dice che è importante mettere dei punti fermi fra il commercio Europa-Canada, ma non in questi termini, non nel termini del CETA. Secondo me ha detto diverse inesattezze, alcune omissioni che vorrei velocemente ribattere. Sull'entrata del trattato, in vigore del trattato, è vero, l'ho detto anch'io, il trattato è già entrato in vigore provvisoriamente il 21 settembre. Però è proprio su questo che dissento, sul fatto che non ci sia più bisogno di discuterne. No, il CETA è un trattato misto, quindi dopo un processo di ratifica interna alle istituzioni europee che è finito 6 mesi fa, deve essere ratificato dai parlamenti di 28 paesi. L'eventuale voto contrario di uno Stato nazionale può bloccare il trattato, perlomeno può aprire un contenzioso di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione, un contenzioso, perché effettivamente questo processo di ratifica dei 28 Stati non è mai avvenuto. Quindi un voto contrario del Senato sarebbe importante discuterne, è importante quanto l'Estato discuterne in Parlamento europeo. Difesa dell'IGP. Non parliamo di quantità delle IGP difese, anche quello è un tema, ma anche della qualità di protezione offerta. Quelle IGP che vengono difese non è che magicamente fanno sparire tutti gli Italian Sounding, anzi il Parma Ham continua a essere venduto in Canada. Siamo noi che possiamo utilizzare il nostro nome, ma quella non è una difesa, non è una difesa. Fra l'altro la denominazione simile, tipo, eccetera, togliere la bandierina italiana sarà obbligatorio per quelli entrati in commercio dopo il 2013, quindi la maggior parte di quei prodotti, il Parmesan, sono in commercio ben prima del 2013, su quelli non combatteremo una battaglia sufficientemente forte. Sulla presenza del riconoscimento reciproco della qualità dei prodotti, Calvano dice che l'assenza del principio di precauzione non è un problema perché c'è il riconoscimento reciproco. Invece questo è un problema perché un prodotto che è commercializzato oggi in Canada ed è approvato secondo le normative canadesi può essere commercializzato fin da ora in Europa senza che venga applicato il principio di precauzione, e questo indebolisce il nostro sistema. Stessa cosa per la cooperazione regolamentare. Non vi siete accorti che nel 2015 il regolamento sugli interferenti endocrini la Commissione europea l'ha bloccato proprio perché c'era in discussione il CETA e il TTIP? Questo tipo di accordi sta frenando anche l'iniziativa legislativa sulle precauzioni della Unione europea. Non possiamo istituzionalizzare col CETA questo tipo di casi, cioè bloccare il principio di precauzione nella nostra comunità europea. Sugli OGM, stessa cosa, ci sono delle postille che sono le norme sanitarie e fitosanitarie dell'OMC, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che sono state inserite dentro al CETA, e su quella l'Unione Europea ha già perso alcune cause riguardo agli OGM verso gli Stati Uniti e il Canada, quindi inserire questo ci indebolisce. Pensate solo all'esempio del Friuli nel 2013, vi ricordate che ci fu un coltivatore che coltivò gli OGM? Bene, poco tempo fa la Corte di Bertani Giustizia Europea... la invito a concludere, sì, perché ha esaurito. Poi finirò nella dichiarazione di voto, posso usare? Perfetto. Dopo la dichiarazione di voto, finisco solo questo concetto. Gli OGM in Friuli, la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto a quel coltivatore il diritto di coltivarli, perché c'è una preminenza dell'interesse commerciale sulla precauzione, sull'impatto sulla salute. Quindi inserire queste clausole all'interno di quei trattati indebolisce ancora di più la protezione rispetto agli OGM. Quanto stavo dicendo sulla risoluzione delle controversie fra investitori e Stato, anche qui Calvano fa riferimento all'ipotesi che era all'interno del TTIP, cioè che ci fosse un panel di tecnici che decidesse riguardo alle controversie, ma nel CETA c'è scritto che ci sarà qualcosa di extranazionale che deciderà sulle dispute fra gli Stati oppure fra una multinazionale e uno Stato. Ad oggi c'è già una protezione che sono i tribunali nazionali. Con questa clausola noi andiamo a inserire
una clausola pericolosa, perché togliamo sovranità al nostro sistema giudiziario per attribuirlo a una non precisata Corte sovranazionale. Riguardo il lavoro, c'è uno studio della stessa Commissione europea che dice che l'entrata in vigore di questo trattato comporterà dai 160.000 ai 200.000 posti di lavoro in meno, compreso in prospettiva anche una futura perdita di aumenti salariali. Quindi non è che lo diciamo noi, lo dice la stessa Commissione europea. In definitiva, quindi, Calvano descrive un mondo fantastico di opportunità per le nostre imprese. Non si può negare effettivamente che alcuni consorzi avranno dei vantaggi, ma noi dobbiamo fare il netto dei vantaggi per la nostra comunità. E allora, se la stessa comunità europea ha detto che ci sarà una crescita dello 0,012% all'anno del PIL europeo riguardo a questo, e ci sono tutte queste criticità che ho elencato, secondo voi vale la pena? Ma a me quello che politicamente mi ha più colpito è quando Calvano ha detto che è essenzialmente inutile stare qui a blaterare di agricoltura perché la discussione sul trattato ormai è inutile. Ecco, non so chi di voi è appassionato di Star Trek. A me quel tono un po' freddo e cinico mi ha ricordato tanto i Borg. Noi siamo i Borg, la resistenza è inutile, sarete assimilati. No, Calvano, la resistenza non è inutile. Oggi dire no come assemblea della Regione Emilia-Romagna vuol dire mettere in discussione quel trattato e quei temi. Dire no al Senato vuol dire mettere in crisi quel sistema e vuol dire che quelle decisioni prese sulla testa della gente in Europa non ci stanno bene, perché l'Italia può dire qualcosa su quella cosa che ha deciso l'Europa, che poi fra l'altro avete deciso voi nel Parlamento europeo. Se oggi stiamo zitti e se il Senato ratifica, ci troviamo di fronte a una situazione pericolosa, troppo pericolosa rispetto a quei pochi vantaggi per alcuni. Quindi uscire da questa discussione senza una presa di posizione almeno critica è un grosso danno alla nostra regione. Di solito voi proponete delle risoluzioni comunque almeno ammorbidite sui temi. Oggi vi rendo conto, vi do merito, non l'avete presentata come al solito, bocciate e basta. Ecco, questa volta secondo me è grave invece, perché anche una posizione minimamente critica della nostra regione era importante, anche perché io non credo che al vostro interno siate tutti così netti e sicuri che quel trattato e il modo di approvare quel trattato sia fatto bene. Altri come voi in Parlamento europeo hanno deciso di scegliere e di sostenere con forza, come fate oggi, questo accordo. Hanno deciso di decidere sulla testa della gente, ma questo ha delle conseguenze sul modo di vivere la democrazia, sul modo con cui i cittadini riconoscono le istituzioni e quanto le istituzioni li difendono. L'ASPD nel 2016 ha detto con voi con forza sì al CETA. Bene, quest'anno vedete come sono andate le elezioni. Va bene, voi fate come loro, vedremo cosa succede. Grazie.